What are you going to do with this project? We are going to do a project about rules in Italy. Our teacher wants to teach us the importance of rules and laws in our society. She has submitted us the idea of creating comics or witty comics about this topic in order to make more interesting in our activity. What do you think about? Awesome! It's a fantastic idea! It's funny! Beatrice? Oscar? Michela? Aurora Mosca. Insegno inglese nelle classi del liceo delle scienze umane. Abbiamo lavorato ad un progetto per iTech. Abbiamo lavorato con i fumetti, io ho costruito la mia learning story, l'ho presentata agli alunni e abbiamo parlato delle regole, dalle regole comuni, le regole della vita quotidiana fino alla legalità, per arrivare alla legalità. Mi sono occupata quindi di fare i disegni per questo progetto. Questo fumetto iniziale parla appunto delle regole e delle leggi che quindi la nostra professoressa ci ha proposto, mentre io mi sono occupata appunto dell'introduzione, tutti gli altri alunni si sono occupati di rappresentare ogni singolo aspetto. Allora, il programma utilizzato per costruire i fumetti è BitStrips, con il quale dividiamo il fumetto ad esempio in 4 sequenze, e in ognuna delle quali abbiamo il dialogo tra tra le due persone che discutono sulle regole e su come ci si comporta arrivando in Italia. Sono Irene Avvira, Alessandra Montagna. Il nostro progetto si chiama Twin Space, lavoriamo con dei ragazzi della Slovacchia, della Polonia e dell'Ungheria, ci scambiamo informazioni che provengono dal loro paese, come ad esempio il codice della strada, come bisogna comportarsi quando incontriamo una persona disabile oppure una donna incinta, quando siamo nell'autobus, anche il cibo che mangiamo, soprattutto a Natale e anche a Pasqua, i prezzi che ci sono, quindi la moneta che si usa, noi usiamo l'euro, loro una moneta diversa, e anche dei posti che ci sono nell'Italia. Allora, su come ci si deve vestire ad esempio quando si viene a fare un viaggio in Italia, nelle diverse stagioni, sulle feste nazionali, come ad esempio abbiamo la festa della liberazione, le varie feste, e carichiamo questi fumetti dove appunto parliamo dei diversi usi. Stiamo lavorando sulle buone maniere, su etiquette, infatti abbiamo fatto questo fumetto che parla di una donna che entra in chiesa vestita in un modo inappropriato e quindi un signore la ferma. You mustn't drink and eat before our guest arrives. I'm sorry, I didn't know. Maria Assunta. What a beautiful day. It's the perfect day to picnic. You mustn't leave your waist on the ground. We're sorry. Valeria. Lucy. E tu eri? Francesco. Tancredi. Fabiana di Napoli. Stiamo facendo dei fumetti sulle regole della strada. Abbiamo approfondito molto il discorso delle regole della strada sia in Italia che in Inghilterra e stavamo appunto facendo un fumetto. Stiamo facendo questo progetto appunto per far conoscere non solo agli italiani ma anche a ragazzi di Twin Space che sono polacchi le regole della nostra strada, per confrontarci sulle varie regole e non solo, anche sul galateo e su tutto ciò che potrebbe essere diverso in Italia come in Polonia e il resto. Che realizza su video. Quindi. Maria Giovanna, sono un membro del team 4 e partecipo assieme a Antonietta e Andrea. A volte dimentichiamo stesso noi delle regole che invece sarebbe buono ricordare sempre, quindi in questo modo abbiamo avuto modo di ricordare. Io ho il mio avatar dove
dove mi presento, e ho fatto anche diversi comics dove ho parlato di le regole appunto della scuola, dove per esempio qui non si usa il cellulare, you mustn't use your mobile during the lesson. Ci sono anche degli altri membri nel nostro blog, per esempio questo è l'avatar di un altro membro del mio gruppo, di Carmen, che spiega che bisogna ascoltare la professoressa durante le lezioni. Questo è l'avatar di Maria Giovanna, sempre Andrea. Questo è il nostro primo fumetto, dove il professore chiede agli alunni se conoscono le regole della scuola. E Maria Giovanna risponde di sì. What are you going to do with this project? We are going to do a project about rules in Italy. Our teacher wants to teach us the importance of rules and laws in our society. She has submitted us the idea of creating comics or witty comics about this topic in order to make more interesting in our activity. But what do you think about? Awesome! It's a fantastic idea! It's funny!